percorsi, ossia interventi d'arte volti alla riscoperta della città vecchia e ripartita dall'Aquila e in particolare da Dracula, il film di Sabina Guzzanti sulla gestione post-terremoto che è stato proiettato alle Torri Montanari a Lanciano. Percorsi è un'iniziativa dell'Altra Italia che quest'anno nella rassegna ha coinvolto anche numerose altre associazioni. Gli appuntamenti proseguiranno l'8 e 9 luglio tra Orti e Centro Storico. Il presidente dell'Altra Italia, Marcello Dovidio. Entrambe le sere saranno vive delle iniziative, della fantasia, della vita degli artisti lancianesi e di quelli che verranno a Lanciano dall'esterno. Saranno vive dei prodotti offerti per consumare una cena, per quanto frugale, ma forse non tanto frugale, agli Orti di Sant'Egidio e così agli Orti come a Costa di Chieti, alla sede della Pecora Nera, associazione che insieme al WWF farà vivere la giornata di venerdì 9 luglio, mentre l'associazione Sant'Egidio animerà la serata di giovedì 8 luglio agli Orti. Dicevo che le associazioni sono tante ed è stata un'occasione per affrontare insieme in una maniera molto vivace le questioni e la qualità della vita della città e del territorio di Lanciano. Si continuerà sui temi dell'ambiente, quelli dell'emergenza ambientale del nostro territorio, un'emergenza che vive momenti di mala gestione, quella analoga anche ai settori purtroppo degli altri ambiti della vita, della sanità, della scuola, di quel che viviamo quotidianamente in questo periodo di crisi. Gli artisti proporranno come al solito musica, teatro, letture, installazioni. Ci sarà la possibilità di muoversi liberamente in tanti spazi,